Eccoci, ciao Giorgio, siamo di nuovo con Giorgio Cozzi Ah, per parlare. Elena, piacere essere qui con te. Ciao Giorgio, allora siamo di nuovo a parlare di Ripartiamo da Zero per assistenti sociali, il tuo Sì. nuovo corso che partirà il 21 maggio alle 17, dalle 17 alle 19. Allora, anzitutto, ci vuoi raccontare come si svolgerà questo corso? In che modalità? Come bisogna fare per iscriversi? Allora, innanzitutto è un corso appunto webinar, quindi bisogna collegarsi con il sistema che daremo con un link, ogni partecipante avrà un link e si collegherà e Sì. avrà la possibilità di interagire in diretta nei vari momenti secondo le esercitazioni o i temi che tratteremo e con una chat comunicando le domande o quando vuole intervenire e così via, in modo che sia un esercizio formativo veramente importante in cui l'interattività è una componente fondamentale. Sì. Si svolgerà il giovedì pomeriggio appunto dalle 17 alle 19 in un orario comodo per chi lavora durante la giornata e quindi può liberare un paio d'ore la sera per dedicarsi alla propria formazione, alla propria crescita, al proprio sviluppo e avremo inizialmente due puntate, quindi due diversi incontri per due giovedì e successivamente vedremo se ci sarà un interesse a proseguire, metteremo in onda ulteriori approfondimenti nelle tante tematiche che riguardano la professionalità di un assistente sociale. Ecco, appunto, ma com'è che ti è venuto di rivolto, tu che sei uno psicologo, un sociologo, da dove proviene l'esigenza di rivolgerti così al mondo dei servizi sociali dopo la pandemia che abbiamo appena attraversato? E dall'osservazione che il mondo, diciamo, legato ai rapporti con chi ha più bisogno, con chi più in difficoltà, è un mondo che si è mosso sul piano del volontariato, in parte anche sul piano delle istituzioni, ma quello che si osserva è che quanto viene fatto è già molto sicuramente col cuore. Lasciamo perdere gli infermieri, i medici e gli OSS che osanneremo per tutta la vita per quello che hanno fatto, ma anche gli assistenti sociali hanno avuto un impegno formidabile in questo periodo e quello che si vede e si osserva è che questo impegno dovrà necessariamente aumentare e aumentando l'impegno, le esigenze che ci sarà in futuro, impegna anche un po' la sfida personale, le qualità che uno mette in gioco, dove deve essere sempre più abile nel gestire il proprio tempo, nel trovare soluzioni più appropriate in un mondo che sarà in crisi, sarà più difficile, e nel riuscire ad assistere le persone aiutandole a sbrigarsi tutta una serie di faccende che da soli non riusciranno mai a risolvere, particolarmente nei momenti duri che andremo a vivere. Quindi la mia osservazione è una categoria di persone che in qualche modo è privilegiata nell'ambito del supporto e dell'aiuto ai cittadini più bisognosi e che ha necessità di essere aiutata a svolgere ancora meglio il proprio compito e anche a nobilitarlo, scusami il termine, perché tante volte viene sottovalutato, non viene compreso per tutto l'impegno che si profonde e per il ritorno in qualche modo di gratificazione che ne ha. E quindi dare un po' di linfa vitale in più dal mondo della professionalità, del management, delle organizzazioni evolute, dalle culture più sofisticate nel campo della psicologia organizzativa, mi sembra una strada maestra da percorrere per chi svolge questo lavoro e necessariamente si troverà ad avere molta più utenza e con molti più bisogni, probabilmente molti più duri. Certo. Senti Giorgio, fantastico, ma e come si svolgerà questo corso se qualcuno volesse iscriversi? Dai qualche precisazione su che contenuti formativi, come si svolgerà? Quali sono gli obiettivi? Noi che grazie a te proponiamo questo tipo di corso, siamo un istituto privato, ISO Interventi Socio-Organizzativi, SRL, siamo da 30 anni sul mercato, ci occupiamo di formazione a tutto tondo, normalmente in aula, in questo periodo solamente distanziati, no? Il distanziamento sociale ha creato la necessità di comunicare via web anziché nelle aule, che è il nostro territorio abituale, e stiamo portando, come dire, le aule dentro nel sistema tecnologico, cercando di interagire il più possibile. E ovviamente per iscriversi bisogna iscrivere alla nostra società.
che in fondo alla slide ci sia l'indirizzo, quindi isoinformazione.it per iscriversi. C'è una quota di partecipazione perché è un impegno con molto know-how, con trasferimento di conoscenze e di competenze importante, e quindi almeno un piccolo simbolo economico è indispensabile. L'abbiamo limitato a 15 euro per due puntate, IVA compresa, quindi veramente una cosa alla portata veramente di tutti, soprattutto in rapporto ai benefici che se ne possono ricavare. Conta di più, come dire, il nostro servizio sociale verso gli assistenti sociali che non l'impegno economico. E d'altra parte c'è un tempo di preparazione e un tempo di esecuzione che in qualche modo va anche riconosciuto. Quello che posso suggerire ai nostri colleghi assistenti sociali è che ci metteremo passione, ci metteremo cuore, oltre al know-how e alla competenza che in tanti anni abbiamo profuso sul mercato a tante categorie di persone, anche i medici. Pensa, per esempio, tu non lo sai, ma noi abbiamo lavorato per 5.000 medici, abbiamo fatto la formazione su 5.000 medici. Lavoravamo per conto di un grande marchio che ci aveva dato come sponsorizzazione, come aiuto ai medici per crescere nella loro professione, ci aveva dato questo impegno. E noi a nostra volta abbiamo detto, attenzione, noi andiamo in aula, ma non per fare promozione, noi andiamo in aula e facciamo aula. Se mi va bene, ok, se no non accetto. E hanno accettato, io per 2 o 3 anni circa, prima che scoppiassero gli scandali sui gadget dati ai medici, ho fatto insieme ai miei collaboratori qualche cosa come 5.000 medici. Eravamo tutti venerdì e sabato in giro per l'Italia a fare corsi, ovviamente sulla relazione col paziente, noi non siamo dei tecnici. Quindi la relazione col paziente significa un'attività che probabilmente è molto simile, vorrei dire quasi fotocopia a quelle che l'assistente sociale svolge con i suoi utenti. Certo. Corrispondenza. Beh, ci sono delle corrispondenze, sì. Ecco, senti Giorgio, ci vuoi anticipare qualche contenuto così lo offriamo come... Magari provo a dare intanto un'idea di programma, che è la cosa fondamentale. Allora, noi partiremo così, perché partire da zero cosa significa? Significa tirare giù la Claire rispetto al passato che non tornerà e alzare la Claire su un mondo che si presenterà nuovo, in qualche modo diverso. Soltanto incontrare persone con le mascherine è una cosa terrificante, non c'è più la comunicazione non verbale, è difficile trasferire l'empatia che caratterizza il lavoro di un assistente sociale senza poterla dimostrare con tutto il corpo. Il distanziamento, stare lontani, insomma, sono tanti limiti che veramente impegnano molto. Quindi partire da zero vuol dire fare un tuffo dentro se stesso. Ricordo un grande personaggio, Scanziani, che aveva scritto un libro che si chiamava Entronauti. Ecco, io quello che propongo è proprio una intronautica, andare dentro se stesso, rivedere il contesto del passato recente ovviamente, del presente, come ci prepariamo a ritornare in pista e il futuro, ovviamente non un futuro a distanza, non siamo veggenti, ma il futuro breve che sarà sicuramente molto critico. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è che tutti, ma tutti, veramente tutti, sostengono che stiamo attraversando un periodo che richiederà cambiamento. Quindi il cambiamento vuol dire mettersi in discussione, fare, come dico io, un bel tuffo in arno e cambiare i cenci, come diceva il Manzoni. Terzo, andiamo a caccia di doti, talenti e risorse. Ogni essere umano ha dentro di sé qualche cosa che non riesce ad esprimere compiutamente. Quindi tutti abbiamo la possibilità di pescare dentro di noi dei talenti. Quando riesce più facile? Quando c'è un momento di difficoltà, quando c'è una sfida. Beh, credo che i prossimi momenti saranno per tutti molto sfidanti e richiederanno veramente l'accesso a qualche cosa di profondo. E lì è un viaggio importante che faremo insieme. Poi parleremo per forza di cose di creatività, perché con le solite idee non andiamo avanti. Quindi bisognerà essere innovativi, sapersi proporre in modo nuovo, saper cercare soluzioni diverse da quelle del passato, e questa è un'altra cosa che tutti gli esperti di management stanno sostenendo in questo momento. Naturalmente ne è stata una professionalità. Cosa vuol dire professionalità? Il ruolo che hai, che cosa svolgi, come lo svolgi, con chi lo svolgi e soprattutto con quali relazioni ti puoi muovere in un mondo che richiede una capacità forte di problem solving. E dulcis in fundo, appunto, l'evoluzione del ruolo, come cambia il tuo mestiere,
come quello degli altri, ma il tuo in particolare, il tuo mestiere di assistente sociale cambia e come tu ti evolvi rispetto a questo ruolo, come ti manifesti, come lo valorizzi e come ti fai valorizzare, perché non è corretto e non è giusto fare un'attività così importante come quella dell'assistente sociale e poi non essere riconosciuto e valorizzato. Quindi bisogna anche, come dire, essere assertivi nel proporsi e nel proporre i propri servizi. Certo. L'intelligenza emotiva sarà un po' la chiave di volta. Oggi si parla solo di questo, che chi si adopera nei servizi sociali deve avere per forza intelligenza emotiva. Secondo me ce l'hanno tutti dal punto di vista empirico. Qualcuno ce l'avrà anche perché ha approfondito l'intelligenza emotiva, ma più la si approfondisce e meglio è. E credo di poter dire qualche cosa in più rispetto a quello che di solito si racconta in giro su questo termine. I contenuti saranno come ha vissuto la crisi, che cosa ci ha insegnato, è importante, perché non possiamo passare in un periodo drammatico come quello che abbiamo vissuto senza portarci a casa qualcosa, vediamo anche il positivo. Come possiamo ripartire, quindi attrezzarci per partire al meglio, quali risorse sviluppare, e qui è proprio il lavoro del formatore, del coach, mi propongo come coach per tutte le persone che parteciperanno, ricordandoci che alle spalle abbiamo dei pensieri, quindi la parte cognitiva, dei sentimenti, quindi la parte affettiva che è fondamentale anche per la motivazione e l'impegno, e poi la parte emotiva che non sempre dominiamo. La parte emotiva è la pancia, l'inconscio, è la parte che se non indirizziamo correttamente rischia di compromettere la qualità dei nostri servizi. Detto ciò, la metodologia sarà analisi e confronti, quindi non sarà soltanto uno che parla, ma un confronto, quindi è richiesto che chi partecipa si attivi in modo pratico con noi attraverso il sistema dell'intervento diretto o attraverso la chat. Esercitazioni, quindi modi di sperimentarsi, filmati educativi, istruttivi e così via che proporremo, principi e modelli, quindi una parte di didattica c'è per forza, è un obbligo morale cercare di trasferire dei concetti, il potenziamento delle risorse, quindi lavoreremo per prendere risorse che sono già nei partecipanti e cercheremo di farle emergere. E in più daremo un modo pratico di stabilire obiettivi e tecniche per avere ancora più successo. Ti basta come presentazione? Molto interessante, ma ho una domanda: se io non fossi assistente sociale e volessi partecipare, potrei? E come no? È rivolto quindi a tutti gli operatori sanitari, sociali, diciamo. Ma certamente, chiunque lavora nell'ambito del servizio alla persona, nella care, come dicono ormai oggi tutti, alla persona, trova vantaggi enormi in questo tipo di percorso, qualunque sia il suo livello di preparazione, perché lavoreremo a quattro mani e insomma, avremo anche dei know-how importanti su cui lavorare. Tratto un esercizio che ho fatto recentemente per altre popolazioni e quindi, come dire, sono anche fresco, uova di giornata, insomma, ho portato dei contenuti che non sono tutti i giorni presenti nei libri o negli strumenti di approvvigionamento di tecniche, metodi, cultura e così via, proprio freschi freschi, preparati apposta per aggiungere valore al valore che già c'è. Certo. Il posto è che c'è un valore. E su questo valore si può sempre aggiungere un valore in più, per ottenere meno fatica e più risultato. Interessantissimo. Senti Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa? Ma io volevo farti giocare un pochino, se ci vuoi. Va bene. Per Sarà fare un proprio esempio di come tu verrà, no? Sei una pronta? Devi essere brava, devi essere brava. Speriamo. Una signora entrò un giorno in una reficeria e mise sul tavolo dei pezzi di anelli che aveva a disposizione. Erano quattro pezzi di anelli che aveva portato il marito dall'attività che svolgeva nel campo dell'oreficeria. E disse all'orefice: "Senta, signor orefice, io vorrei fare una collana. Secondo lei è possibile?" Lui dispose sul tavolo i quattro pezzi e poi disse: "Sì, non mi pare uno sforzo incredibile, è sufficiente legare. Aprire e chiudere un anello di ognuno dei pezzi e collegarlo al corrispondente dell'altro, 1, 2, 3, 4 aperture e chiusure. Ogni apertura e chiusura le costa solo €50, lei con €200 una collana meravigliosa, un girocollo come pretende lei."
perché lei voleva un girocollo, eh? E la signora diceva: sono molto contenta, 200 euro vale la pena, sono pezzi d'oro. Senta, quando posso venire a ritirarli? Ma direi, se lei viene lunedì, sono senz'altro pronti. La ringrazio molto e se ne esce dal negozio. Ma quando è sulla porta, improvvisamente si ferma e dice: ma scusi, signor Reice, ma lei mi ha detto 200 euro, ma in realtà potrebbe farmi spendere 150 euro. Anzi, dovrebbe farmi spendere 150 euro. E l'orefice rimane un po' lì, come ha fatto Maddalena a dire che si può spendere 150 e non 200 euro. È una cosa, è uno dei tuoi soliti inganni, vero Giorgio? Non è un solito inganno. Grazie, sono sul È tavolo. una trappola. La signora ha avuto un attimo di esitazione, poi dice: ma questo mi fa spendere 200 euro, quando potrebbe farmi spendere 150. Ma la prima cosa che mi viene da dire è che servano solo tre congiunzioni perché Brava. una è l'apertura e la chiusura della collana. Una è l'apertura, la chiusura collana, non è proprio. Cosa vuoi intendere con questo? Cioè che quando tu ti allacci una collana c'è anche lì dove l'allacci, sai che fai così? E Quindi quelli... dovresti aggiungere qualcosa, allora non è più 200 euro, aumenta. Ah, aumenta pure. Guarda, non ne ho la più pallida Che idea. vengono in mente subito sono quelle di mettere un pendente oppure di collegare le tre e lasciar pendere un pezzetto di collana oppure di aggiungere una chiusura apertura e sono tutte soluzioni razionali. Sì. C'è anche un'altra soluzione molto più semplice che non viene proprio dalla razionalità, ma viene semplicemente dai dati del problema. Cioè, Cioè. hai fatto il ragionamento giusto all'inizio, hai detto basta prendere. Tre punti. Quindi se tu prendi uno dei quattro pezzi che è fatto di tre anelli, Sì. Lo attacco? brava, vai, Ah, fai il lo posto. attacco ad uno che già c'è. È un pelo di più, è un pelo di più. Ho Allora, bisogno di fare il tuo corso. è chiaro che noi dobbiamo usare tre anelli, siete stata brava. Di solito si pensa qual è l'anello da togliere, no? Invece tu hai detto subito, no, sono tre anelli che contano. È già un passaggio creativo intelligente, brava, già brava. Il secondo passaggio intelligente della creatività dice, sì, ma se sono quattro pezzi da tre, qualunque pezzo da tre va bene, giusto? Uno Sì. qualsiasi. Se io lo estraggo, mi rimangono tre pezzi da tre, giusto? Giusto. Quindi uno... apro i tre anelli Sì. e ho tre anelli che posso collegare ai tre anelli che rimangono. Cioè Sì. praticamente ristrutturo l'immagine, scusa, ristrutturo l'immagine che non la metto più a circolo a quadrato, la metto a triangolo, apro i tre, chiudo uno, chiudo due e chiudo tre. E quindi, ah, E quindi giusto. sono tre aperture e chiusure. 50, Giusto. 100, 100, 150. No, Giusto. Però restano fuori i due. come messo fuori Li due? riattacchi dentro, ho capito. Giorgio, ho bisogno di Attacca. fare il tuo corso, mi sto Se arrugginendo. invece di aprire e chiudere ognuno una volta su uno solo, apri Sì. i tre e poi i tre li chiudi su due per volta. E Ho capito. Vedi, vedi che ripeto, c'è non è bisogno. solo una soluzione, ma bisogna andare più in fondo, insomma. Questo è un esempio di cose che faremo in aula. Non solo questo, Certo. sono principi, ma per dimostrare la creatività in un modo concreto, bisogna fare delle prove. Quindi faremo delle prove con i nostri partecipanti in cui diciamo questo è il problema, che capacità di risolverlo? E diremo questa è una soluzione molto razionale, brava. Questa è una soluzione molto razionale, brava. Questa è una soluzione creativa, bravissima. Va bene, allora Pensa, insomma. diciamo tutti che aspettiamo di essere contattati, specialmente tu Giorgio, a giorgio.cozzi@isoformazione.it per Ripeto iscriversi. bene, giorgio.cozzi, @isoformazione. chiocciolaisoformazione.it e poi vi diremo le cose pratiche e link e Esatto, così. Iscrivetevi in esattamente. tanti perché questo è un esercizio che non credo che capiti tutti i giorni. Cioè, No, che no. mettiamo a disposizione
e ha una quota di partecipazione modestissima, è veramente un know-how che fa la differenza, non tanto mentre partecipi, ma dopo, quando tornerai sul campo con delle risorse in più rispetto a quelle che avevi. Certo. Va bene, Giorgio, io ti ringrazio, salutiamo tutti i nostri Grazie ascoltatori e ci vediamo al corso il 21, allora, a te. giovedì. Benissimo. Un saluto a tutte le nostre assistenti sociali. Ciao Ciao. Giorgio, ciao.